Palma, un capolavoro ad Alzano. È la pala con il martirio di San Pietro da Verona, un'opera di spicco nella produzione di Palma il Vecchio, che è stata collocata nel prestigioso ambiente della terza sagrestia della Basilica di San Martino, adiacente al Museo d'Arte Sacra. Nel 1700, agli inizi di quel secolo, è approdata in basilica. Segna un passaggio storico epocale. Ciò che era normalmente riservato alla predella di un politico, l'aspetto narrativo, drammatico, in questo caso appunto l'uccisione del santo, diventa il soggetto appunto centrale della pala. Sarà ammirabile nel particolare allestimento fino al prossimo 21 giugno nella mostra realizzata con il sostegno della Fondazione Credito Bergamasco nell'ambito dell'esposizione aperta in Gameca a Bergamo sul grande artista di Serina. Rappresenta un'iniziativa di grandissimo valore volta a riscoprire uno dei capolavori di Palma il Vecchio sul territorio. La mostra ha proprio questa finalità, far sì che le eccellenze locali possano essere valorizzate, e questa correlazione tra la pala di Alzano e le sacrestie fantoniane credo sia una delle cose più sublimi che poteva essere realizzata in Bergamasca. E in occasione della mostra, dal 9 aprile, nella chiesa di San Pietro Martire il giovedì sera sono in calendario una serie di incontri per approfondire l'epoca di Palma il Vecchio, oltre a una serie di eventi collaterali, concerti e itinerari per la scoperta del ricco patrimonio artistico di Alzano Lombardo. Mi piace pensare che cade questa mostra nel 20° di fondazione del nostro Museo d'Arte Sacra San Martino Vescovo. Un museo che deve dir grazie a tutto il volontariato, fondato sul volontariato di Alzano.